Per il settore del commercio, il rialzo dei prezzi e la conseguente contrazione dei consumi potrebbe in Irpinia comportare il rischio chiusura per 500 attività commerciali, ad affermarlo Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti. Gli ultimi dati Istat sulla crescita dei prezzi resta preoccupante e conferma che il percorso di rientro dell'inflazione è lento. I riscontri reali, poi, che i consumatori irpini, come nel resto del paese, hanno quotidianamente, sono decisamente ancora più negativi. Proprio la settimana scorsa, sempre Marinelli aveva evidenziato che gli ultimi 4 anni hanno stravolto i bilanci delle famiglie irpine, come nel resto del paese, con stipendi e salari assorbiti dalle spese obbligatorie per l'abitazione e per le utenze, aumentate in 4 anni di oltre il 45%. E per far quadrare i bilanci si risparmia sempre meno, tant'è che si registra una riduzione dei depositi nel primo trimestre del 2023. Se si riducono le spese per l'abbigliamento, per i trasporti, per servizi ricettivi e ristorazione, le uniche voci di spesa a non restringersi sono quelle per i prodotti alimentari e le bevande, che fanno segnare però un aumento sensibile dei costi. Per il presidente provinciale di Confesercenti Avellino, la priorità assoluta su cui le istituzioni dovranno intervenire è la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, che stanno ancora attingendo, dove possibile, alla riserva di risparmi per mantenere livelli di consumo stabili, ma che potrebbero decidere di effettuare ulteriori selezioni, visto che già le spese obbligate stanno spostando risorse verso voci incomprimibili.